Io ho alloggiato presso il Collegio Santa Caterina, dove si tenevano le lezioni del master, e l'esperienza è stata molto positiva. È stato molto bello questo master per molti motivi. Da una parte perché ho approfondito queste materie che mi interessava. Dall'altra parte ho conosciuto tantissimi studenti che provenivano di diverse discipline. C'era questo sentimento di appartenere a un mondo solo, un mondo unito e fatto di diversi popoli. C'era una ragazza che veniva dal Sud America e poi una ragazza etiope e un ragazzo palestinese. Ma soprattutto il clima di familiarità, di serenità, ma anche di stimolo intellettuale che si respira all'interno dei collegi universitari. In generale, quindi la vita privata e lo studio si fondevano. Il rapporto con i docenti era molto bello. Noi avevamo sicuramente il vantaggio di trovare molto entusiasmo intorno. C'era sempre la possibilità di parlare apertamente con loro di tutto. Molto disponibili e simpatici per me, per quanto riguarda me. Ho scelto questo master perché è un master internazionale, tra l'altro in lingua inglese, e anche perché sapevo che era il primo master in cooperazione allo sviluppo e quello più importante in Italia.